Una buona serata e ben ritrovati al telegiornale di Imperia TV. Quest'oggi la città di Genova ha fatto sentire la propria voce con un minuto di silenzio alle ore 11:36, ad un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi. La città si è fermata in segno di lutto, sospendendo le attività. Solo le sirene nel porto e le campane delle chiese hanno suonato per testimoniare che Genova è già ripartita. Sono centinaia le persone scese in strada che si sono raccolte in piazza De Ferrari per commemorare le vittime. Genovesi, ma anche tanti turisti che si sono fermati per ricordare in un momento di forte emozione. Vediamo. Questa giornata è una giornata importante perché è una giornata in cui dobbiamo ricordare e pensare a quello che è successo. Fa parte di tutto il processo per ricostruire quello di cui abbiamo bisogno e soprattutto ricostruire l'immagine della città e far sì che la città esca da questa situazione, da questa tragedia, sempre più forte e sempre più grande. Sono passati 30 giorni, tra pochi minuti, ricorderemo quel momento con un minuto di silenzio. Questa città ha saputo dire no ai terroristi nel momento in cui fu ucciso Guido Rossa, e la piazza in cui oggi questa città dirà che non sarà un ponte a piegarla e che ha voglia di ritornare a correre, a crescere, a lavorare come è giusto che sia nel più breve tempo possibile. Come istituzioni locali da un mese ci facciamo carico di questa emergenza. Credo che sia stato fatto uno straordinario lavoro da tutti coloro che hanno collaborato, dagli uffici del comune, della regione, da tutte le forze di sicurezza, i vigili del fuoco. Questa città, ogni suo cittadino, ogni sua impresa, ogni persona ha reagito con grande dignità, ma soprattutto con grande determinazione. Quello che abbiamo chiesto al governo, e sono certo che sarà ascoltato, è di poter continuare con questa strada, cercando di avere tutti gli aiuti possibili, cercando di non avere nessuno dei disturbi che possano in qualche modo distrarci da questo compito. Far capire a tutti l'importanza anche simbolica, quindi non solo economica, della ricostruzione di quel ponte che separa non solo una città, ma separa in questo momento anche la vita di tante famiglie. Non perdiamo quello che di buono che è stato fatto e cerchiamo in questa fase di trovare un percorso che sia condiviso, ma che sia un percorso soprattutto utile per i cittadini e per la nostra bellissima città. Genova non si è mai fermata e mai si fermerà, anzi, noi stiamo correndo, non andiamo soltanto camminando, noi stiamo correndo e abbiamo dimostrato in queste 4 settimane cosa vuol dire correre. Dopo 6 giorni avevamo la prima casa, la prima famiglia, dopo 8 giorni abbiamo cominciato a lavorare sulla strada. Se oggi andate a vedere la strada, potete vederla solo da lontano perché non è ancora aperta, ma è tutta asfaltata. L'apertura sarà mercoledì prossimo. Insomma, abbiamo fatto vedere, secondo me, anche con il progetto di piano e con un approccio per gestire la demolizione e la costruzione del ponte, che le cose si possono fare bene e si possono fare velocemente. Anche l'Istituto Giannina Gaslini ha partecipato al cordoglio di Genova con il minuto di silenzio nel piazzale antistante al padiglione 20. Centinaia tra medici e infermieri hanno ricordato la tragedia del 14 agosto. Vediamo. Un mese fa crollava il viadotto Polcevera di Genova, noto col nome di Ponte Morandi, dal nome dell'ingegnere che lo progettò. Sotto le sue macerie hanno perso la vita 43 persone. Ad un mese da quella data l'intera città di Genova si è fermata per ricordare le sue vittime. Anche all'Istituto Gaslini è stato osservato un minuto di silenzio. Oltre un centinaio tra medici, infermieri e impiegati dell'Istituto Giannina Gaslini, insieme ai vertici aziendali e ad alcune famiglie di utenti, si sono incontrati alle 11:36 per rispettare insieme il minuto di silenzio in ricordo della tragedia che ha colpito Genova il 14 agosto. Intanto, proprio ieri, è arrivata una bella notizia: è nato il figlio di Gianluca, il commerciante di 29 anni, che è rimasto coinvolto nel crollo del Ponte Morandi, restando miracolosamente aggrappato al proprio furgone dopo un volo di 40 metri ed è stato poi salvato dai vigili del fuoco. Allora la sua compagna era incinta all'ottavo mese e proprio ieri, giovedì 13 settembre, è nato il piccolo Pietro.
In questi giorni i poliziotti del commissariato di Ventimiglia stanno cercando i migranti di nave 18 giunti da Roma. Gli stranieri, infatti, potrebbero chiedere i danni al ministro dell'Interno Matteo Salvini in caso di sua condanna per sequestro di persona, in particolare in un servizio. La Procura di Palermo ha incaricato gli agenti del commissariato di Ventimiglia di cercare i migranti che erano stati imbarcati a bordo di nave 18 della Guardia Costiera e che sono stati trasferiti da Roma al Campo Roia. I poliziotti dovranno infatti notificare agli interessati un atto giudiziario che di fatto li riconosce come parti offese nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Agrigento per sequestro di persona a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto. In sostanza, se Salvini dovesse essere rinviato a giudizio, i migranti in questione potrebbero costituirsi parte civile per ottenere un risarcimento danni, sempre che nel frattempo non si siano già dati alla fuga e la polizia non riesca a rintracciarli per effettuare la notifica. La vicenda si riferisce alla decisione del ministro Salvini di impedire in un primo momento lo sbarco dei migranti da nave 18. Da qui scaturirono le accuse di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, che innescarono una pesante polemica politica tuttora accesa. Gli atti sono passati dalla Procura di Agrigento a quelli di Palermo, per il successivo inoltre al Tribunale dei Ministri, così come prevede la procedura in questi casi. A quanto sembra i poliziotti ventimigliesi avrebbero già rintracciato una decina di migranti, ai quali però, più che il processo a Salvini, interessa trovare il modo di raggiungere la Francia e da qui altri paesi del nord Europa. A Roma invece 42 migranti rappresentati da un'associazione umanitaria hanno annunciato di volersi costituire parte civile contro il ministro dell'Interno. Dovranno partire entro la fine dell'anno i lavori di ristrutturazione dell'aeroporto di Villanova d'Albenga. Una commissione ha già selezionato due ditte tra cui scegliere chi si dovrà occupare del completo restyling della struttura di servizio. Una società ha partecipato all'allestimento di alcuni tra i più importanti aeroporti negli Emirati Arabi, l'Alta, nel restyling del Marconi di Bologna. La Quarkos Carl di Signa, in provincia di Firenze, e la Capoferri Serramenti S.p.A. di San Martino, in provincia di Bergamo, si contendono i lavori di restauro dell'aerostazione Riviera Airport ex Panero di Villanova d'Albenga. Sono le due società ritenute idonee dalla commissione presieduta da Alessandro Pasqualini, che invece ha scartato la Equidile S.r.l. di Magnolio, la Masucco Costruzioni di Cuneo e l'impresa Carlo Ferreri di Torino. Le due aziende scelte dalla commissione tra 40 giorni dovranno presentare un'offerta economica e di qualità degli interventi richiesti per un aeroporto che sarà costituito esclusivamente da voli a carattere privato dell'aviazione generale e business. I lavori di potenziamento dello scalo in Gauno partiranno entro fine anno. La parte più grossa degli interventi riguarda un'area di circa 810 metri quadrati con il rifacimento del terminal partenze e arrivi, VIP lounge, uffici, sale riunioni, logge esterne, servizi igienici VIP, nuove facciate vetrate, pensilina, finiture e arredi. Non c'è pace nel porto turistico di Imperia. Ora il comune è costretto ad affrontare una nuova causa per richiesta danni giunta in appello. In primo grado il comune si era visto riconoscere le proprie ragioni. Sentiamo il servizio. Non accennano a diminuire le battaglie legali legate al nuovo porto turistico di Imperia. La società Ambispa, titolare di alcuni posti barca dopo aver perso in primo grado, continua la sua lotta per ottenere danni a seguito del mancato godimento dei propri diritti e ha ora avanzato ricorso in appello. La Ambispa in sostanza intende ottenere un risarcimento di oltre 870.000 euro da parte del comune di Imperia a seguito della mancata ultimazione dello scalo che avrebbe dovuto essere realizzato dall'Acquamare SRL, società legata al gruppo Acquamarcia, all'epoca dei fatti guidato dall'imprenditore romano Francesco Bellavista Caltagirone. La cifra che i privati intendono ricevere è quella che avevano versato per l'acquisto di posti barca e posti auto nel porto turistico. Il comune ovviamente si oppone e ha affidato la sua difesa all'avvocato Riccardo Salvadori con un costo di oltre 22.000 euro. Passaggio di consegne stamani al circondario marittimo di Sanremo. Al comando è arrivato da Gallipoli il tenente di vascello Giorgio Domenico Coppola, che prende il posto del parigrado Vincenzo Fronte. Dopo 3 anni, infatti, Fronte è stato chiamato a ricoprire un importante incarico presso il porto di Civitavecchia. Vediamo!
Voi riconoscerete il tenente di vascello Giorgio Domenico Coppola quale comandante del circondario marittimo di Sanremo. Si è svolta stamani alla presenza delle autorità civili, militari, regionali, provinciali e locali in piazzale Vesco a Sanremo davanti alla caserma della Guardia Costiera la cerimonia del passaggio di consegne tra il tenente di vascello Vincenzo Fronte e il nuovo comandante, il pari grado Giorgio Domenico Coppola, proveniente dalla Capitaneria di Gallipoli. La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime di Genova ad un mese dal crollo del Ponte Morandi. Dopo circa 3 anni il tenente Fronte è stato scelto per un importante incarico presso il porto di Civitavecchia, tra i principali d'Italia. La sua esperienza a Sanremo l'ha definita meravigliosa. Credo che l'unico termine che possa riassumere senza sminuire nulla è meravigliosi, entusiasmanti e ricchi. Ricchi oltre ogni misura sotto il profilo professionale, personale, delle relazioni interpersonali e istituzionali. È veramente una terra splendida, ricca di tantissima forza, tante risorse e tanto tanto potenziale espresso, ben espresso devo dire. Mi porto una cosina personale che, come ho detto, questa è la città in cui ho visto crescere mia figlia, quindi un ricordo che mi resterà nel cuore per tutta la vita. E poi porto l'amicizia con le persone, con tutti voi, con la comunità, la cittadinanza, le istituzioni, che veramente qui a Sanremo permettono di respirare quel clima di sincera e produttiva cordialità che permette di vedere lo Stato come un unico fronte a servizio del cittadino. Soddisfazione per il tenente di vascello Giorgio Coppola che il suo primo comando sia a Sanremo. Il comandante Fronte è stato un ottimo cicerone, mi ha permesso di conoscere questo bellissimo tratto di Costa Ligure, stupendo dal punto di vista paesaggistico, ho conosciuto le istituzioni, c'è una grande cooperazione tra tutte le istituzioni e le forze dell'ordine locali. Di questo ne sono onorato, sono contento di essere qui e farò di tutto per la collettività e per tutto quanto il territorio del circondario. Cosa si aspetta da Sanremo e dal suo circondario per il futuro? Mi aspetto di proseguire nella cooperazione istituzionale, di essere in sinergia con tutto il territorio, la cittadinanza e di lavorare per il bene comune, nonché per la tutela dell'ambiente, delle risorse ittiche, del demanio marittimo e ovviamente dell'economia marittima locale, per la tutela della legalità nell'uso della costa. Tutto piace! Il raduno di Vele d'Epoca quest'anno ha soddisfatto i velisti e soprattutto gli sponsor. Ad evidenziarlo ai nostri microfoni è stata la responsabile di Assonautica, Marcella Roggero. Sentiamo. Marcella Roggero, allora, Assonautica guarda al prossimo raduno fra 2 anni, per ora non ancora al prossimo anno, ma si ragiona anche di quello, di farlo tornare annuale. Sì, noi siamo disponibili, abbiamo accolto con grande piacere il favore degli sponsor e le loro proposte, siamo soddisfatti di aver guadagnato la loro fiducia e siamo a disposizione. Allora, sponsor, a cominciare da Panerai, che erano partiti con un no al raduno di Feria. Erano partiti sì, esattamente, diciamo che la prima telefonata non è stata semplice, quindi era un no e abbiamo portato loro un progetto, un rendering di quello che avevamo in mente per la banchina e dopo un mese e mezzo più o meno di trattative, finalmente il 27 marzo abbiamo avuto il loro ok e ci hanno dato fiducia per questo anno zero, che ci è costato un po' in termini di budget, ma non importa, l'importante era rimanere nel raduno. E adesso il responsabile europeo di Panerai, Cepi, da noi in studio in diretta, non ha detto no, ad esempio, anche al ragionamento di portare le vele annuali, mi sembra un bel salto. Per noi è un riconoscimento incredibile, vuol dire che abbiamo lavorato bene, che hanno fiducia in noi. Vediamo come si evolvono, diciamo, un po' di situazioni. Noi siamo totalmente a disposizione. Bilancio definitivo, soddisfatti? Molto, molto soddisfatti. C'è sempre margine di crescita e di miglioramento e stiamo già pensando a come poter alzare l'asticella, ma siamo indubbiamente contenti, molto. Adesso pausa brevissima, a tra poco.
Dati positivi ad Alassio per quanto riguarda i servizi di prevenzione della Polizia Municipale a tutela del decoro cittadino. Dopo gli interventi a inizio estate, le sanzioni sono infatti diminuite. Vediamo. Ad Alassio, dopo l'avvio dei servizi mirati di prevenzione e repressione, netta diminuzione dei casi di mendicità e bivacco nelle vie e nelle piazze. Lo evidenziano il sindaco Marco Melgrati e il comandante della Polizia Municipale Francesco Parrella, che, dati alla mano, parlano di una sensibile diminuzione dei fenomeni nel mese di agosto, clou della stagione estiva. Per Parrella e Melgrati questo è il risultato degli interventi attuati dagli agenti a luglio, quando erano state elevate invece una trentina di sanzioni. Il sindaco Melgrati ha parlato di una vera e propria guerra per la difesa del decoro urbano, sottolineando che sono state elevate sanzioni anche a persone che giravano in costume da bagno per le vie del centro e a chi conduceva cani senza guinzaglio e non puliva le relative deiezioni. Il primo cittadino non nasconde il fatto che il personale della Polizia Municipale sia sicuramente sottodimensionato rispetto alle effettive necessità, ma sottolinea come, sapientemente coordinato e con gli innesti temporanei, nei periodi di maggior carico stia registrando risultati positivi. Nel frattempo è stato ripristinato il servizio di Polizia Municipale nel distaccamento di Moglio, presso la sede della società operaia, dove ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12 un agente è a disposizione della cittadinanza. Proseguono le riprese nel territorio imperiese e savonese per il lungometraggio che Imperia TV sta preparando, dedicato ai luoghi affascinanti e misteriosi del Ponente Ligure. Dopo la Valle Arroscia, la nostra troupe si è spostata ora in Val Pennavaira. Vediamo! Imperia TV sta realizzando un video dedicato al fascino e ai misteri del Ponente Ligure. La nostra troupe sta girando diversi angoli del territorio imperiese e savonese alla ricerca di particolarità e singolari tracce di storia. Dopo la Valle Arroscia, ora è stata coinvolta dalle riprese anche la Valle Pennavaira, raggiungendo anche luoghi difficilmente accessibili, grazie alla collaborazione di enti e amministrazioni del territorio lusingate dall'interessamento per luoghi molto interessanti ma troppo spesso dimenticati. La produzione del video è in pieno sviluppo e andrà avanti ancora nei prossimi mesi per giungere alla realizzazione di un prodotto finale in grado di far scoprire anche ai Liguri storie e siti che soltanto i pochi conoscono. È stato un successo l'iniziativa sportiva di quadrangolare goliardico di beneficenza a favore dell'associazione Integrabili. L'evento si è tenuto a Sanremo. Vediamo. È stata un successo l'iniziativa sportiva di quadrangolare goliardico di beneficenza che si è svolta domenica scorsa a Sanremo. La manifestazione ha avuto luogo presso il campo di Pian di Poma per giocare la prima edizione della quadripartita di beneficenza. L'evento a favore dell'associazione Integrabili ha visto la discesa in campo di 44 giocatori over 40 di 4 squadre da 11 in contemporanea. La Virtus Sanremo, Old Star, Bordigotti, Ospedaletti. In campo quindi due palloni, due arbitri e quattro portieri. Molto divertente il caos che si è creato in campo, che ha regalato sorrisi ai presenti. Al termine della partita i giocatori hanno ricevuto un riconoscimento da parte del vice sindaco di Sanremo Costanza Pireri. Per l'occasione erano presenti a bordo campo anche alcuni ragazzi appartenenti all'associazione Integrabili. Il campione di moto rally Maurizio Gerini continua a mostrare la sua bravura. Attualmente è impegnato al Panafrica Rally in fase conclusiva anche per prepararsi alla seconda partecipazione alla Dakar. Vediamo. Il campione imperiese Maurizio Gerini, impegnato nel durissimo Panafrica Rally, attualmente in terza posizione, risulta il migliore della pattuglia italiana. Il bravo Maurizio Gerini del team Solaris Racing è partito subito forte nella prova di ieri e dopo solo 15 km dallo start della prova cronometrata aveva già ripreso il pilota che lo ha preceduto in partenza, fissando il terzo posto in una gara molto dura e avvincente che ha percorso la montagna dove è stato girato il famoso film La Mummia. Per Gerini si tratta anche di un allenamento per la prossima
prima Dakar, che lo ha visto già presente con successo alla precedente edizione della gara più dura al mondo. Molto bene anche gli altri italiani, fra i quali Paolo Lucci con la seconda Husqvarna, 450 rally del team Solaris, che ha stretto i denti, davvero guerriero, dopo una brutta influenza intestinale, e Simone Agazzi in sella alla sua Honda del RS Team, già protagonista in classifica Dakar 2 anni fa come migliore degli italiani e top rider lo scorso anno all'Africa Eco Race, che è riuscito a mantenersi tra i migliori 5. Il Pan Africa Rally è giunto ora al rush finale. Adesso i Via Eventi, poi i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. È il momento della situazione meteo. Domani, sabato 15 settembre, cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sui versanti marittimi, per la presenza di nubi basse legate al flusso umido meridionale. Dalle prime ore della giornata, possibili locali rovesci o temporali di intensità fino a moderata. Umidità su valori medio-alti, venti tra deboli e moderati. Mare in mattinata tra poco mosso e mosso, nel pomeriggio poco mosso. Dopodomani, domenica 16 settembre, una rimonta anticiclonica interessa anche la nostra regione, con il ritorno del tempo stabile e in prevalenza soleggiato, disturbato dalla presenza di locali addensamenti più probabili a ponente. Umidità su valori medio-alti, venti deboli settentrionali, mare poco mosso. Anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito imperiatv.it e sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Buona serata! Genova un mese dopo la tragedia, la città si ferma, a Lampedusa sbarcano in 184, il Viminale contro Malta, Florence declassato, ma si teme la catastrofe. Un mese dopo il crollo del Ponte Morandi, Genova si ferma per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro. Alle 11.36, con il cielo lacerato dalle sirene delle navi e da rintocchi delle campane, i genovesi sono scesi in silenzio. I negozi hanno abbassato le saracinesche, taxi e bus hanno spento i motori, la gente in strada si è fermata in raccoglimento. È il nostro ground zero, dice il sindaco di Genova, e Mattarella, scelte concrete per la città. Nelle ultime ore 184 migranti sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Lo riferisce il Viminale, spiegando che Malta per l'ennesima volta ha scaricato il problema sull'Italia e precisando che il ministro dell'Interno Salvini, a Vienna per la conferenza sulle migrazioni dell'Unione Europea, sta lavorando a soluzioni innovative ed efficaci per gestire tutti questi arrivi.
L'uragano Florence è sceso alla categoria 1, ma fa ancora molta paura. Sulla costa atlantica degli Stati Uniti si registrano forti piogge, allagamenti e raffiche di vento fino a 150 km orari. 100.000 le persone senza elettricità, 1.300 i voli cancellati. Così, nonostante il declassamento dell'uragano a categoria 1, le autorità temono una catastrofe. A preoccupare sono gli allagamenti. Save Asia e ancora salviamo Asia. Con due semplici parole i fan di Asia Argento insorgono sul web per difendere la loro paladina, esclusa dai live di X Factor in seguito alle accuse di molestie sessuali mosse contro di lei dal giovane attore Jimmy Bennett. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci dalla redazione web.